Inizia la Coppa Provincia di Latina, il primo atto, la semifinale, il centro sportivo Don Luca ad ospitare questa prima semifinale tra la Polisportiva Stella e lo United Latina, le squadre al bordo del campo, agli ordini del signor Fabio Gennaro della sezione di Latina. Serve subito, apre sulla destra per Pardo e c'è il tiro di del numero 8. Si tratta di Gianfranco Toselli, chiama subito lo schema, c'è del pallone poi a Mameli, Ferreri, Bertacchini, ancora Mameli, prova ad uscire fuori, Toselli si avventa contro, ha la possibilità, se ne va, Mameli in mezzo per Arduin, il tiro si gira, nulla di fatto dalla Zanna, scambio con Pardo, Toselli se ne va, arriva Pardo, il tiro ribattuto da Sabatino. Presente Pardo, nulla di fatto, ancora Bertacchini per lo United, viene avanti, esce fuori dalla propria metà campo la formazione nerazzurra, Arduin va a recuperare il pallone in mezzo per Bertacchini, la possibilità invece Zappalà sventa, fa salire lo United oltre la propria metà campo. Pardo, caccia vuoti, prova adesso ad andarsene in area, perde il pallone, poi lo recupera, lo mette all'indietro per Mattarella, finta con il corpo, se ne va, si defila, poi in mezzo e c'è il gol, il vantaggio da parte dello Stella, anche Stella in vantaggio, Stasino adesso per lo United, ci prova verso Grossoletto, sotto, fallisce il tap-in, adesso ce ne sono due di giocatori sul pallone, Mattarelli e Pardo. La soluzione a giro, Sabatino si perde così quest'azione, tiene alta la concentrazione al bordo del campo in piedi davanti alla panchina mister Covelli, poi adesso lo United, il gol del pareggio con Mameli, il gol del pareggio di Mameli, tiro libero, se ne incarica Manuel Pardo, maglia numero 9 per lui, la rincorsa contro Sabatino, c'è il fischio, parte la rincorsa di Pardo, il tiro prima Sabatino e poi l'incrocio, si riprende proprio in questi istanti, piazzata la barriera da parte di Sabatino, Mattarelli, lo scambio con Uccellini, con il tacco c'è il gol, forse gli abbiamo portato anche un po' di fortuna e subito dopo un minuto dall'inizio della ripresa c'è il gol da parte di Uccellini. Simone, vai avanti. Zappalà dal fondo con le mani per Pardo. Vai avanti, guarda dove sta. Vai. Si perde adesso Pardo, se ne va Arduin, c'è il gol del pareggio da parte di Arduin, il gol del pareggio, torna ancora la parità, la scodella all'indietro, se ne va invece Mameli da solo contro Zappalà, lo scambio verso Bertacchini e Pardo si interpone facendo a questo punto perdere l'orientamento e la possibilità all'avversario di agganciare la sfera. Stasino, Montalto di prima intenzione, dalla Zanna recupera ancora Montalto, c'è il gol di Montalto, capovolta l'azione, prima volta in vantaggio dalla Zanna all'indietro, la finta da parte di Bartoli, c'è il gol del pareggio, ancora Mattarelli sul calcio di punizione, la rincorsa, il tiro direttamente verso Sabatino, c'è però la difesa che recupera per lo United, Crozzoletto in mezzo per Arduin,
palla che sfila, poi torna all'indietro con Pardo che poi se ne va strattonato anche, e poi c'è la possibilità del gol con Mattarelli al 27esimo della ripresa. Vantaggio per lo Stella, una rete su, ancora Mattarelli a riportare in avanti Rosanero, Cacciapuoti, e c'è il gol adesso di Cacciapuoti. I giocatori devono restare in panchina, quelli dello United. Il tiro da parte di Bertacchini, la risposta di Zappalà. Mameli in avanti per Arduin, Mameli scivola, palla poi recupera ancora Mameli e ci mette una mano Zappalà. Arduin, la palla messa in mezzo, scivola Cacciapuoti, c'è il fallo. Quinto fallo anche per lo United quando manca un minuto. Calcio di punizione da parte di Mattarelli e c'è il gol. Ancora Mattarelli al 30esimo, c'è il tiro libero e questa volta va Arduin sul dischetto del tiro libero degli 11 metri. Arduin contro Zappalà, parte la rincorsa, parte Arduin ed è fuori. Cesaro, Mattarelli lotta per non perdere la sfera, la vuole ancora lui, poi Pardo e arriva il triplice fischio finale. A questo punto la Stella è la prima formazione a giocarsi la finale sabato prossimo, resta solo da attendere di conoscere l'avversaria, battendo a questo punto lo United Latina che ha combattuto con tutte le sue forze prima di arrendersi 6-3. Il fischio finale e Gennaro dice che può bastare.